Siamo con il professor Franco Marinangeli, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Salvatore, ma anche da ieri referente regionale sanitario per le emergenze. Facciamo un punto, professor Marinangeli, sia a livello di Covid che di un'altra emergenza, perché con l'arrivo dei profughi ucraini c'è anche questa da gestire. Com'è la situazione? Ma la situazione appunto prevede due canali diversi. Da un certo punto di vista il Covid viene messo in secondo piano da questa situazione dell'Ucraina. Però c'è da dire una cosa. Sul Covid è vero che si è dichiarata la fine dello stato di emergenza, ma posso garantire che l'emergenza c'è ancora. Quindi la raccomandazione è quella che ciascuno continui ad avere tutte le attenzioni possibili, perché il numero di contagio è altissimo, ma anche i ricoveri ci sono, ce ne sono tanti. Tenete conto che oggi continuano a morire pazienti di Covid. In terapia intensiva all'Aquila ne abbiamo 5 di pazienti e oggi siamo arrivati a 3.095 vittime in Abruzzo per il Covid. Quindi la raccomandazione è sì, benissimo la, diciamo, liberalizzazione di tutto, però ciascuno sia attento, molto attento per quanto riguarda tutte quante le misure di protezione. Altro aspetto è quello dei profughi ucraini. Questo è un aspetto angosciante che però dobbiamo affrontare e stiamo affrontando. In Abruzzo ci sono già 3.000, circa 3.500 profughi ucraini. La protezione civile sta lavorando bene su tutto, quindi sono tutti quanti, diciamo, sistemati. Però è chiaro che bisogna fare anche un'operazione di programmazione, perché laddove dovessero essere aperti i corridoi umanitari, ci dobbiamo aspettare anche un incremento importante di profughi in tutte le regioni, quindi anche la nostra. Quindi oggi stiamo lavorando fondamentalmente su questo, sulla programmazione rispetto alla possibilità di un peggioramento di questa situazione. Il lavoro è un lavoro importante, diciamo, prendo un testimone pesante dal dottor Albani che ha fatto la sua parte in un momento bruttissimo, che è stato quello del Covid, però penso che potremmo farcela. Penso che lo staff regionale sia assolutamente in grado di affrontare le prossime criticità. Il mio impegno c'è tutto, ecco, da questo punto di vista, e anzi ringrazio la fiducia che mi è stata data nel darmi questo importante compito.